Io penso che Voglio siamo dirvi una due cosa, uomini sbagliati. adesso che stavamo partiti dal lavoro perché era giusto e importante farlo, ma stamattina avevo deciso di farvi conoscere un altro Francesco Boccia, che lo conosco molto bene da molti anni, è sempre molto serio, uno stimato economista, parla sempre di questioni molto tecniche, però io so che c'è un altro aspetto di lui, è il padre dei tre ragazzini che adora, li mette pure sui social, che sono Edoardo, Ludovica e Igea, è il marito di una donna, come dire, piena di verve e di calore umano come Nunzia De Girolamo e soprattutto Impegnativa. impegnativa. Infatti, guarda come l'abbiamo messa con le braccine così, così. Non sbagli quando parli di Nunzia, perché poi Nunzia si vendica. Di vending, dicono gli Stia inglesi. attento. Allora, cosa ho pensato stamattina? L'ho già fatto con la Boschi, non mi è riuscito molto bene con la Boschi, ma invece penso che con lui mi riuscirà molto meglio. Ci beviamo un bicchierino di vino prima di pranzo, così Boccia si scioglie e conoscerete il nuovo Francesco Boccia. Ce ne abbiamo due bicchierini di vino? Vieni Alessandro, ecco qua. Sorsetto di vino. Allora, le dico una cosa che circolava i primi di settembre. Si È dice. pugliese? È pugliese? Dite. Chianti, Vabbè, però oggi facciamo No, una piccola. Chianti è Però molto ha ragione, il buono. vino pugliese è molto buono. Allora, lei fa il ministro di questo governo, Nunzia De Girolamo ha fatto il ministro del governo Letta. A settembre circolava questa cosa, sono come House of Cards, il governo Conte, marito e moglie, tutti e due politici su sponde opposte. Si sente un po' lei come Underwood, Frank Underwood e Nunzia come Claire? No, perché non abbiamo mai fatto una strategia insieme, anzi, quando Di solito lei. litigano di politica, in effetti. Quando lei. Quando lei era impegnata e si guardava bene da fare qualsiasi valutazione in mia presenza, ora che sono solo impegnato io, e lei però alcune notizie le utilizza per la stampa perché poi scrive. Ed è passata dall'altra parte della barricata, quindi carpisce informazioni e notizie. Io sono costretto ad andare sul balcone. Ora, se tu vai Per sul non farmi balcone. scottare da Nunzia, ma è stupendo. Si piglia la bronchite, che Ma fai in balcone e parlare al se telefono? faccio la telefonata Riservata. su cose che dobbiamo fare lì a qualche ora e che deve restare riservata, come alcuni mariti, vado sul balcone. Un'idea d'inferno. Però Esatto. Nunzia non va sul balcone a fare telefonate strane. Parla di politica, lo Esatto. possiamo dire con certezza? Va bene, c'è un'altra parte di Boccia che voi non sapete, ma che io conosco molto bene. È un tifoso sfegatato della Juventus. Allora le faccio la Vero. domanda delle domande. Ma lei baratterebbe la vittoria della Champions con un punto in più di PIL? Siete scorretti, perché da quanto. Ora, no, non me ne vogliano i non juventini, però io dico, siamo piantati a zero. Ora, lavoreremo stiamo lavorando, insomma, il paese è ripartito. Un punto di PIL da un anno all'altro non lo facciamo. Tanto vale pigliarsi sta No, tanto vale, Champions. prendiamoci la Champions È stato sincero. Posso dire che è stato e poi sincero. garantisco. Che comunque non andremo sotto. E allora adesso facciamo un bel titolo, Boccia dice è meglio la Champions del PIL. Potete scrivere. Allora, veniamo.